Buonasera a tutti, vi vedo numerosissimi, cosa che non mi aspettavo in questa metà di luglio, ma questo fa capire quanto sia bello, importante e forse anche interessante scoprire la nostra storia. Noi come Museo Pietro Mica abbiamo proprio questo compito, questa funzione, ce lo sentiamo proprio vivo in noi e questa sera è un aspetto ancora più particolare perché ci è molto vicino e penso che sia nel cuore di tutti i torinesi. Voi vedete che saluto voi naturalmente qui, ecco, non, da lontano in streaming non vedono la vostra presenza, ma gliela dico io che siamo veramente al completo e ringrazio anche tutti quelli che ci ascoltano in streaming o che ci ascolteranno nel futuro, perché questa conferenza andrà su YouTube del nostro museo, quindi sarà possibile vederla in qualunque momento e anche vederla a pezzettini e seguirla perché sarà molto intensa, ecco, vi dico già che sarà molto intensa. Abbiamo oltre 100 slide da presentare, quindi, però saranno tutte delle belle novità e sicuramente importanti. Continuiamo il ciclo delle fortificazioni alla moderna. Questa sera ci scostiamo un po' da questa nostra presentazione, da questo nostro compito di questo, però presentiamo qualcosa che ha portato poi a questo, quindi che si è chiuso, è un ciclo che si è chiuso proprio quando hanno iniziato le fortificazioni alla moderna, però ci faceva piacere proprio inserirlo in questo contesto per le sue interessanti prospettive, anche future, perché ne ha avute ultimamente nel passato. E poi vi dirò un altro motivo per cui mi fa particolarmente piacere che ci sia questa sera. Vi saluto a nome, naturalmente, mio personale, del Museo Pietro Mica, dell'Associazione Amici del Museo Pietro Mica, dove qui abbiamo due consiglieri presenti, e anche dall'Associazione Archivio Moretti, di cui abbiamo questa sera la relatrice, che è anche presidente. Siamo una famiglia, anche se tre organismi diversi, che lavorano per le stesse funzioni. Come vi ho detto, questo è il tema di questa sera, la Bastita di Torino da opera difensiva a Chiesa del Monte dei Cappuccini. E ce la presenta Carla Amoretti. E qui la vediamo, e l'ho messa con questa immagine, mentre a, il 7 settembre dell'anno scorso sta ricevendo il premio internazionale al patrimonio dedicato al papà Guido Moretti. Ho voluto mettere questo perché è simbolico, perché rappresenta un po' tutta la nostra storia e il nostro museo in particolare. E poi presentiamo questa sera, come avete visto, con questa immagine un po' ricostruita, così quella che è poi diventata la Chiesa dei Cappuccini. Allora, a me fa particolarmente piacere questa sera, vedete che allora era una piccola semplice torre lignea di controllo su quella che era la nostra città, sopra al fiume Po, e quello che era la nostra città di allora, che siamo negli anni 1000 quando parliamo, quindi 1000, 1300, 1400 massimo. Pertanto era una opera difensiva molto limitata rispetto che poi a quelle che siamo stati abituati con le fortificazioni alla moderna. Però col passare dei secoli la torre si è trasformata e attraverso varie cose, ve lo dirà, non ve lo sto a anticipare io, però attraverso varie famiglie che sono, e quindi è diventata anche una struttura molto importante. E mi fa piacere che possiamo sentire questa sera il suo ruolo militare, ma anche tante storie connesse di tradimenti, di eccidi, di falsi miracoli, di seppellimenti misteriosi che riappaiono a metà del secolo passato. E questo è un punto che poi ce ne parlerà molto bene proprio la professoressa Carla Amoretti. Però, ecco, quello che mi fa particolarmente piacere e questa sera ci commuove un pochettino non l'ho messa? Chissà dove l'ho messa? Deve venire fuori. Aia, mi sono perso un'immagine. Che peccato, era la più bella che avevo preparato per questa sera. Ora torno indietro. Non c'è. Ed è un peccato. Era la fotografia del generale Amoretti. E il generale Amoretti visto in borghese, in divisa militare e in divisa storica e con naturalmente la scala di Pietro Mica che è un po' il suo gioiello. Ma perché pensate, che ce lo dirà probabilmente anche la figlia Carla, a 17 anni arrivò su un bicicletta
e in pratica vide per la prima volta questa, quello che è adesso la chiesa dei Cappuccini, del Monte dei Colli dei Cappuccini, e cominciò a studiare questa storia. Ecco, allora, in pratica, stasera è come se parlasse lui, perché Carla ha preso le sue parole, le sue immagini, le sue suggestioni, proprio per parlarci. E permettetemi, allora, di fronte, ecco, ho messo questa immagine apposta con i nostri monti innevati, la chiesa che guarda sul suo piccolo abitato sotto e guarda anche su Torino, per ringraziare i frati che sono qua con noi, che i cappuccini che la stanno tenendo e che tra l'altro hanno avuto al loro interno, cioè ne parlerà in particolare Carla e quindi non voglio raccontare, però in particolare Luca Isella, perché è stato uno studioso straordinario di questa realtà e ha anche fatto delle scoperte. Non ve la dico, ma verrà fuori nel racconto e quindi sarà una bella cosa. Abbiamo scoperto anche un'altra piccola storia di famiglie sabaude che hanno lavorato a quello che è un omaggio, chiamiamolo così, anche a quelli che hanno lavorato, sono dei benemeriti del Ducato di Savoia. Allora, io qui ringrazio con molto piacere Fra Luca Brescia, che è archivista del nostro contatto con questa realtà, che continua a tenerci aggiornati su quella che è la nostra realtà, e anche Fra Alberto Vaccaneo, che sono qua con noi, e ci fa veramente piacere perché questa sera è dedicata proprio a ringraziare loro che da tantissimi secoli sono lì a dare, come io la vedo illuminata quando ci sono le luci di Natale straordinarie, ecco, tutte quelle stelle azzurre, ecco, sembra un pochettino un cappello di protezione sopra la nostra Torino, e pertanto le ringrazio. Ma nel contempo ringrazio Carla per questa sera, per venire con noi a raccontarci questa bella storia che penso vi avvincerà come ha vinto me. Non ho parlato al microfono, ma spero che abbiate sentito tutti lo stesso, quindi lo spengo immediatamente. Spero che mi abbiano sentito anche da fuori. Allora, buona serata a voi, un applauso a Carla. Prego, Carla. Questo sotto. Tu ce l'hai già qui. Buonasera, parto subito perché è un messaggio che vi devo comunicare molto articolato e molto complesso. Spero di aver... la batteria è quasi scarica. Franco? La batteria è scarica. Non è collegato? Mentre a posto, allora io qui parlo a nome e in ricordo di mio papà, del suo archivio e di Fra Luca Isella, che ci ha lasciato il primo maggio, cioè pochi mesi fa. Sei andato fuori dal corpo. Nell'anno 1000 sul colle c'era una semplice torre. Nel XII secolo c'era una torre che Fra Luca aveva definita Taurini, bastita Taurini, però ripensandoci i Taurini di fatto sono esistiti dal VII al III secolo avanti Cristo, e quindi la denominazione Taurini non mi guarda, però è sicuramente una torre medievale. Nel libro Pagine inedite che vi ho portato in visione, mio padre scrive, uno è uno degli autori di questo libro, spiega esattamente come è fatta una torre di questo tipo. In terra, i primi due piani, con dei tronchi che fanno da legame tra
le parti in legname esterne, e poi dal terzo al quarto piano di fatto è tutta una torre adibita alla difesa. E vedete disegnata una porta volante, cioè una porta da cui si entra non da pian terreno ma dal terzo piano. E qui l'ho rappresentata sui disegni di Fra Luca Isella. E vedete che c'è una chiesa romanica, da non confondere con la chiesa attuale. Era la chiesa di Santa Maria al Monte o Santa Maria alla Bastita. E c'era un recinto e c'era una piccola torre in legno di avvistamento. Qui in pianta vedete che di fatto era un'area abbastanza irregolare, però col procedere del tempo vedremo come evolve. Qui abbiamo la chiesa di Santa Maria la Bastita, quella chiesetta medievale a tre navate e con la navata, una navata centrale e le due più piccole laterali e tre absidi semicircolari. Questa è la Madonna di Santa Maria alla Bastita. La Madonna era contenuta nella navata centrale della chiesetta, e la vediamo disegnata in un disegno di Fra Luca Isella, però il manto della Madonna, vedremo dopo, non era sempre... non era sempre stato dipinto in questo modo. All'origine era un manto dorato. Ispirandomi al manto della Madonna, ho ricreato quella che è la copertina del monte. Qui avete il vecchio titolo Filippo Daliè, l'ultima allegoria, mentre poi il titolo definitivo è Il Monte dei Cappuccini e Filippo Daliè. E vediamo i nomi Guido Amoretti, Renato Grilletto, Mauro Lanza e Luca Piergiorgio Isella, che sono, diciamo, costituenti il gruppo di studio originale con cui è partito l'analisi della storia di questa fortezza, diciamo, della Bastita. E purtroppo anche il professor Grilletto in alto destra è mancato, mio padre è stato il primo e Luca Isella è mancato di recente. Il quarto è l'ingegner Lanza, che è quello che ha diretto i lavori di restauro a partire dall'83, dialogando costantemente con gli studi che Fra Luca faceva in archivi o archivio di Stato, biblioteca reale, biblioteca universitaria e l'archivio stesso del Monte dei Cappuccini. Io sono stata accolta nel 2009, dopo la morte di mio padre nel 2008, Fra Luca mi accolse con molto affetto e lavorai 3 anni e mezzo andando tutte le settimane al monte a lavorare. E qui abbiamo la Bastita Sveva. La Bastita Sveva che cosa di differente? È una torre in muratura. Una torre in muratura, e vedremo, commissionata dall'imperatore Federico II di Svevia, e abbiamo delle prove. Abbiamo delle prove che è una patera o rota in marmo medievale trovata ai piedi del colle nella villa, non so come si dice, Chopin. E molto facilmente era rotolata dal monte ai piedi
durante i secoli. E vedete che è un falco che cattura una lettera. E questa ricorda la reliquia librorum scritta da Federico II imperatore, De arte venandis cum avibus. E in essa parla del figlio Manfredi, re di Sicilia, detto mio falcone. Quindi quella patera rappresenterebbe, secondo gli studi fatti, proprio il figlio di Federico II di Svevia. Vedete anche nel titolo, cum Manfredi regis. Qui abbiamo una pianta di Torino che rivedremo poi meglio in dettaglio. Perché? Perché è importante? Perché quella bastita che abbiamo visto in muratura, di fatto, fu edificata dai Templari. E i Templari avevano una Domus Templare dal 1156 con chiesa dedicata a Santa Maria di Antiochia, presso la Porta Marmore. La Porta Marmore la vediamo qua. E qui è la Domus Templare. E questa Domus era collegata direttamente in direzione della Bastita da una strada e c'era un antico ponte in legno. Qual era il compito dei Templari? Il compito dei Templari era di custodire e vigilare sulle strade franchigene. E purtroppo c'è il padre, vabbè. Piantavano vigne, coltivavano campi, allevavano animali, tutto questo per realizzare dei soldi da mandare oltre mare ai templari addetti alla difesa del Santo Sepolcro e delle strade che lo portano. Dei Templari abbiamo testimonianza al monte, dei coci trovati presso un corredo funebre. Non ho trovato altro per ora testimonianza e chiederò a Fra Luca Brescia di aiutarmi. Ho solo il ricordo delle parole di Fra Luca che lì era stato trovato un Templare sepolto con la testa orientata verso l'Oriente, ma potrei dire qualcosa non di preciso, e presso questo corredo funebre vedete i coci con la croce templare, ma fu trovato un cucchiaio in rame, con la croce patente. Peccato che il fondo, come mi permette di essere pulita nel discorso. E vedete la croce patente in questo punto qui, all'interno del cucchiaio. È un ritrovamento unico. Fra Luca era in contatto con gli studiosi templari di Roma e avevano detto che era una cosa veramente molto preziosa. E poi c'era un coccio con il nodo di San Giovanni, che era di fatto uno dei piatti che venivano ad adornare le facciate della chiesetta di Santa Maria alla Bastide. E qui ho disegnato quello che è il nodo che corrisponde a quel piatto. Il problema è che i Templari scompaiono abbastanza improvvisamente. Il 13 ottobre del 1307 inizia il processo e nel 312 la bolla papale decreta la loro scomparsa. E allora cosa succede al monte? Al monte gli Antoniani di Vienne vengono a officiare, continueranno a officiare per circa 200 anni. E poi
un certo Bertolino Tintore subentra come governatore del Ponte di Po, quel ponte in legno, che però era anche legato alla Bastita. E poi abbiamo nel 1479 l'infeudazione. La Bastita viene data come feudo imperiale da Amedeo VIII a di Scaravello, prima in Maletto e poi agli Scaravello, che staranno fino al 1581. Quindi dal 1479 al 1581 alla Bastita abbiamo una famiglia privata, è diventato possedimento privato. E poi vediamo dei cambiamenti. Vedete che piazzale vicino alla Bastita non è più uniforme come era la prima volta. Comincia a delinearsi una struttura fortificata. E c'è stato nel 1537, ad opera di Cesare Maggi, durante l'occupazione francese, dal 1536 al 1562, quando i Savoia furono, diciamo, allontanati dal loro ducato, e ci fu un bombardamento. E qui è una delle bombarde trovate al monte, che demolirono le due ali, le due navate laterali della chiesa. Infatti in pianta vedete ormai la chiesetta semplice con solo più la navata centrale. E poi nel 1542 si sente l'esigenza di nuove fortificazioni alla Madonna. Viene creato un barbacane in primo piano a destra e in basso. Poi c'è una caponiera. Che cos'è una caponiera? Sono delle difese fatte, diciamo, in genere dentro un fossato. Il fossato per noi, in questo caso, è la rampa di salita, che c'era una strada che girava dietro la Bastita e poi in salita portava all'interno dell'area fortificata. E la caponiera con casanatta, che fu la stessa chiesetta usata come casanatta, serviva come tiro incrociato di difesa. Da una parte tiravano dalla Bastita, dall'altra dalla caponiera. Al Pastis abbiamo una caponiera costituita da una galleria semi affondata nel fossato. E qui ho voluto mettere, ma proprio velocissimo, dei termini militari legati a un'antica fortezza. C'era la torre maestra con la specola, ma sotto c'era il dongione che aveva quattro torre pensili agli estremi. Poi c'era la Lizza. La Lizza era un'area, vedete, recintata, in cui se il nemico avesse superato il portone d'ingresso, veniva racchiuso, tenuto dentro quell'area e più facilmente colpibile dalla Bastita stessa. Poi vediamo le antiche caditoie che avevano a volte anche in legno, quella struttura per gettare con difesa piombante gli oggetti di difesa, e poi un fossato. Però ancora di moderno vediamo una cortina e un bastione. Va bene.
E qui abbiamo Scarabello. Scarabello la Bastita, abbiamo detto, dal 1479. E sapete come l'ha saputo Fra Luca? È andato a trovare gli eredi degli Scarabello e avevano nel loro castello appesa quella lapide che vi ho fatto vedere, che avevano asportato dalla Bastita e l'avevano conservata in famiglia. Però una figura molto importante è questa di Girolamo Mario Scarabello, che fu il grande eroe dell'assedio di Malta nel 1565. L'anno dopo, nel 66, divenne cappuccino col nome di Fra Tommaso da Torino. Come Fra Luca Isella, il suo vero nome era Pier Giorgio e Luca era il nome da frati, c'era l'abitudine, credo esista ancora, non più, di cambiare i nomi dei frati. E fu proprio lui a favorire l'insediamento dei cappuccini sul mondo. Questo è un momento molto importante. È il ritrovamento di un affresco dietro un altare, dietro un'ancona di un altare. Durante il restauro sono stati staccati gli arredi e sul muro è stato trovato questo affresco che commemora Fra Tommaso Scarabello all'assedio di Malta. Molti dei disegni in primo piano sono proprio legati all'assedio di Malta. Ma se voi guardate qui in dettaglio, vedete queste immagini. E pensate che fu una conferma degli studi fatti fino a quel momento senza sapere nulla della Bastita. E Fra Luca telefonò a mio padre, che corse veloce e dice: guarda lì, guardala lì, eccola la nostra Bastita. Perché la Bastita diventa chiesa? È il tema di questa conferenza. Io qui ho fatto una modifica alla carta del Caracca. Ho immaginato la città con i quattro bastioni francesi, le antiche mura romane, e poi ho ricreato la carta del Caracca completa con la cittadella. La cittadella fu un momento di svolta per la scomparsa della Bastita, perché c'era ormai la cittadella che assolveva molto meglio, con un concetto non più medievale, ma con un concetto alla moderna, la difesa della capitale da poco del Ducato. La cittadella fu costruita tra il 64 e il 66. Ma già nell'81 abbiamo da una parte gli Scarabello che vendono al Duca tutto il colle, tutto. Il Duca e Carlo Emanuele I. Il padre Emanuele Filiberto era morto da un anno e commissiona al soldati, Giacomo Soldati, che fa questo disegno, una casa. Il primo concetto è di trasformarla in una casa, presto abbandonato perché già il Duca delibera l'avvio di pagamenti per trasformare in chiesa. E io coloro sempre tutto,
ho colorato anche queste carte per far vedere meglio i contenuti di questo progetto, il progetto della futura chiesa, innestata sulla vecchia bastita. Eccola qua, la bastita diventa chiesa, chiesa dei Cappuccini. E però c'è un problema. C'è un problema perché? Perché la prima cosa che fanno i Cappuccini, mettono la loro croce e si insediano in un convento. All'inizio un convento L, poi verrà a corte chiusa. Eccolo qua. Mi trovo pochissimo con questa visione, con lo stesso. Vedete il convento a corte chiusa. Ma abbiamo che Giacomo Soldati improvvisamente muore. E già i lavori si fermano nel 95. La chiesa viene utilizzata, fatta utilizzare da Carlo Emanuele prima, mettendo un tetto provvisorio. E per ben quasi 15 anni rimane fermo, fin quando il cantiere si riapre, perché viene affidato il progetto ad Ascanio Vitozzi. Ascanio Vitozzi dà una svolta, mentre il progetto dei Soldati è ancora legato, diciamo, molto al passato, il nuovo progetto di Ascanio Vitozzi rende la Chiesa più strutturata ma più agile. E poi si ingrandisce la muraglia con gli arconi del Duca al Bastiglione. Io l'ho disegnato, di quello in giallo sono gli arconi del Duca, ma ne riparleremo. Però, vedete, nel 1615 Vitozzi muore improvvisamente. E quindi c'è di nuovo un problema. Era quasi finita la parte esterna, ma c'erano tutti gli arredi interni. E a chi viene affidato il compito di finire un po' le decorazioni solo esterne, ma essenzialmente occuparsi dell'interno? A Carlo di Castellamonte. E poi, soprattutto, il nuovo altare, perché all'inizio c'era un altare che vedremo, che sarà l'altare dell'assedio del 1640, dopo ci sarà un nuovo altare, fatto che vi spiegherò meglio più avanti. Quindi abbiamo Carlo di Castellamonte commissionato da Vittorio Amedeo I, che però muore anche lui improvvisamente nel 37, e poi subentra come reggente dei due figli Maria Cristina, duchessa di Savoia, la prima Madame Barriere. E qui vediamo una ripartizione. Questo è un disegno di un progetto mai realizzato di Sacro Monte di Torino, fatto da Blapperga, conservato alla Biblioteca Nazionale di Torino. È importante perché divide l'area antoniana dall'area dei Cappuccini. E quella casa che vediamo in questa pianta, la vedremo meglio più avanti, di fatto è raffigurata nel quadro che vi illustrerò tra poco. Allora, della carta del Caracca la riprendo un momento perché voglio spiegarvi le due cose che vedete lì in basso, quei due cerchi. Il primo cerchio rappresenta
quello che resta della fortificazione a difesa del ponte in legno templare che andava diretto verso la Bastiglia. Abbiamo qui due situazioni: 1248 il ponte in legno, 1412 il ponte in muratura, che non è l'attuale della piazza Granada, perché questo è napoleonico, ma è il ponte, qui vediamo il progetto del 1401 e lo vediamo rappresentato nella carta del Caracas nel secondo particolare. Ma c'è una cosa importantissima che vediamo: la rocca di Po. Vi siete mai chiesti perché c'è Via della Rocca? Via della Rocca è legata alla rocca di Po. E Fra Luca Isella immaginò come poteva essere nel 1343, inizia a sussistere, come poteva essere questa. Però vediamo questa carta del 1620. Questa è una carta della Bibliothèque Nationale de France, una carta francese, e vedete in alto la chiesa, il ponte, la rocca vicino al ponte. Che compito aveva la rocca? Avevano il compito di difendere entrambe il ponte. Però io ho ragionato, se il secondo ponte è del 1408 e la rocca esisteva nel 1346, quella stessa rocca fungeva difesa anche del primo ponte. Infatti, come collocazione è circa tra le due postazioni. E ne abbiamo una prova, però voglio finire il discorso qua. Vedete la città di Torino, la cittadella, che vediamo benissimo rappresentata qui, ancora senza le espansioni delle mezzalune che avverranno poi dal 1639 in avanti, e capiamo come l'equilibrio difensivo Bastita e poi chiesa, rocca da una parte, vengono sostituite completamente dalla cittadella. E qui è una carta che ho trovato degli avvertimenti sopra le fortezze di Carlo Morelli del 1656, dove, guardando l'inventario, ho scoperto la posizione della rocca vicino al ponte, e si vede anche la chiesa sul monte. Ma questo quadro, che mio padre ha tenuto in casa, una copia inquadrata, è importantissimo. Questo è contenuto nella Galleria Sebaldo, è del 1745 ed è la veduta di Torino all'altezza di Borgo Po, e si vede il ponte, quello che era in muratura, col passare del tempo certe parti si erano deteriorate ed erano state fatte poi in legno. Ma guardate in particolare, c'è la rocca, quella montagnola che vediamo là, mio padre me la illustrò e disse: questo era il punto dove partiva il primo ponte in legno. E adesso vediamo in grande la casa degli Antoniani che vi avevo fatto vedere prima in piccolo, tanto per legare questo quadro agli Antoniani. Ma perché gli Antoniani? Gli Antoniani sono
venuti perché mancano dei colori. Vabbè. Qui dietro c'è una chiesa colorata, è la chiesa di Sant'Antonio Abate, che è la più vicina al ponte, e quindi gli antoniani che avevano la chiesa di Sant'Antonino di Ramberg, avevano la chiesa di San Dalmazzo, che era proprio qui dove arrivava il canale di Torino, proprio in quel punto c'era la chiesa di San Dalmazzo. E poi, in corrispondenza dell'attuale via Po, abbiamo la chiesa di Sant'Antonio Abate, che avrà un ruolo importante poi nell'assedio di Torino del 1706. Prova che gli antoniani sono stati alla Bastita, i cocci ritrovati. Qui c'è la Tau, purtroppo non riesco a leggere, ricordo quello che è scritto, è la Tau Templare. I tre cocci messi assieme fanno un piatto e io ho ridisegnato esattamente il coccio templare rappresentato e ritrovato al monte. Ma non è l'unico coccio. Sono tantissimi cocci e abbiamo lavorato tra Luchesella, l'ingegner Lanza e io, e abbiamo fotografato tutti fronte e retro e poi abbiamo consegnato il tutto con elenco alla sovrintendenza. Questi cocci sono tutti alla sovrintendenza. Però voglio farvene vedere alcuni, tipo quello templare con nodo di San Giovanni, ma questi, ad esempio, questo è un piatto ascrivibile agli Scarabello. Attesta la presenza degli Scarabello. E questo invece, colpito da palle di fucile, attesta quello che vedremo tra poco, che successe nella chiesa, una sparatoria che colpì anche questo coccio. Qui è un qualcosa molto veloce che voglio far vedere. È voglio che concentrate l'attenzione sul verde più scuro e vediamo come nel passare del tempo questo verde cambia. Qui abbiamo ancora la Bastita, vedete disegnata la Bastita. Le ultime due qui fanno vedere come c'erano delle torri angolari e la chiesa ancora intera. E dopo il bombardamento di Cesare Maggi, le torri angolari vennero abbattute e le due navate laterali scomparirono. E qui vediamo le opere alla moderna di cui vi ho accennato. Ma qui vediamo la Bastita che comincia a scomparire e diventa chiesa. E rispetto, aspettate, torno indietro, vedete che qui c'erano quelle caponiere e qui le vediamo già coperte. Il piazzale si sta allargando e si allargherà sempre di più. Qui siamo nella zona verso Po. Qui sotto c'era il Po. E quindi con poche immagini vediamo come questo monte ha cambiato fisicamente nel tempo. Ma il problema era come facevano, era un dubbio, come facevano ad allargare che erano su un cocuzzolo. E allora qui abbiamo gli arconi di Carlo Emanuele I, di cui vi avevo già parlato, ma non basta. Vittorio Amedeo I, pur avendo una chiesa sul monte, trasformò quella in piazza forte.
anche se era ormai con uno spirito religioso, non perse mai il suo spirito militare. E vediamo che fece, non si vedono, era in arancione questa zona qua, le troniere qui era colorato in arancione, che sono al di sopra degli arconi fatte costruire da Vittorio Amedeo I. E qui le vediamo, vedete, questi sono gli arconi che corrispondono a questa posizione qui, e qui come un camminamento coperto sotto il piano del, diciamo, dell'attuale giardino, ci sono le troniere, va bene? Fra Lucca le esaminò mettendo delle canne con macchine fotografiche per capire che cosa ci poteva essere all'interno. E queste troniere, di fatto, qui è quello che vediamo di fronte alla, al colle, del, guardando verso la montagna, non verso il po', quello che si chiama Monveglio. Va bene? E aumentando il tiro dei cannoni era fondamentale proteggersi, però la bastita patirà sempre il fatto di essere sovrastata da questo monte che la dominava dall'alto. E qui una foto del dopoguerra, dove non c'è ancora tutte le piante attuali che coprono le strutture, ma vediamo benissimo diciamo gli arconi di Carlo Emanuele I. Lì vedete il ponte e il ponte. Però anche dalla parte verso il monte, verso il ponte, il piazzale si è esteso, e quindi anche qui vengono costruiti dei supporti che poi verranno poi col tempo incamerati dentro le strutture del monte. E com'era questa bastita? Immaginate, era grande come l'attuale chiesa. Immaginate di guardare la chiesa e vedete la bastita. Ma quello che conta è capire se c'è ancora qualcosa della bastita oppure no. Fondamentale fu il ritrovamento dietro questo altare della tomba di Fra Cherubino. Fra Cherubino non fu tra i frati seppelliti al monte. Come venivano seppelliti i frati? C'era un luogo destinato al deposito dei cadaveri. Questo era il seppellimento dei frati. Invece per Fra Cherubino, proprio per l'importanza che ebbe a difesa del cattolicesimo contro il calvinismo e contro i valdesi che stavano espandendosi, Carlo Emanuele I volle che avesse una sepoltura diversa. E qui lo vediamo all'interno delle mura della chiesa. Ma quando fu trovato, e non è l'unico seppellimento, qui a destra abbiamo un altro morto illustre che è il Tuorà, che avrà purtroppo un ruolo fondamentale nel massacro che sarà fatto nella chiesa. Mi spiace che non si veda bene. Allora, qui vediamo in rosso le strutture portanti della chiesa. E quando entrarono nella tomba di Fra Cherubino, poterono osservare meglio come era fatta la chiesa e scoprirono che c'erano ancora
i pilastri portanti dell'antica Bastita. E adesso era tutto colorato di grigio, pazienza, vedete la chiesa che ha proprio nei diedri angolari ancora i pilastri portanti. Anche qui, qui per scoprire meglio cosa altro c'era della Bastita, Fra Luca fece fare un georadar. Col georadar si rilevò quello che vedete in rosso e quella linea discontinua. Che dava, dove fu fatto il georadar? Sul pavimento della chiesa. E qui vediamo, riportato quei segni rilevati dal georadar sulla carta dei soldati, vediamo che corrispondono esattamente a che cose. Guardate, guardate a destra, al piano templare della Bastita che è ancora sotto il pavimento della chiesa. Questo è l'interno della chiesa del Teatro Sabauje. Negli scantinati della chiesa, Fra Luca trovò dei resti di un altare. Resti dell'altar maggiore, io ho detto che Carlo di Castellamonte fece un altar maggiore, poi il figlio Amedeo ne fece un altro. Questi sono i resti del primo altare che io ho montato qui sull'altare attuale. Ho fatto la ricostruzione, vedete, quelle due ali corrispondono a questa parte qui, questa della parte superiore del tabernacolo, questo è il basamento, uno dei basamenti del tabernacolo, e qui abbiamo i piani dell'altare. Ma, ecco, qui vediamo l'altare nel complesso. Nel complesso e sopra l'altare c'era un enorme quadro di Orazio Gentileschi. Ma, attenzione, guardate, questo quadro scorreva su delle guide e nei momenti delle festività più importanti scopriva la gloria, una maestosa gloria in oro, e adesso quella che vediamo è una Madonna fasulla, un'immagine di una Madonna, ma all'inizio c'era lì esposta la Madonna di Santa Maria la Bastita con gli ornamenti fatti fare da Cristina di Francia della chiesa, l'immagine della chiesa con al centro il sole e i gigli di Francia. E qui arriviamo all'assedio del 1640, dove il monte ebbe un ruolo militare determinante. Qui vediamo l'assedio, in rosso abbiamo i francesi del Darcourt, inviati da Luigi XIII e dal famoso Richelieu. In arancione abbiamo le truppe madamiste, infatti vedete Madama Reale che di fatto si era, volente o nolente, alleata ai francesi. E poi abbiamo i due cognati, infatti la guerra dei cognati, detta, o tra principisti, quindi due principi, e madamisti, quelli che stavano dalla parte di Madama Reale. E il monte fu la prima
offensiva che i francesi fecero per conquistarlo nell'assedio. Perché? Perché aveva ancora un ruolo preminente dall'alto e quindi importante. Allora, qui vi ho fatto vedere com'era il monte, com'era la chiesa. C'era un valloncello che separava il monte della chiesa dal monte superiore in Montvegno. E qui vediamo una carta dell'epoca del 1641 che fa vedere dal monte gli spari del cannone. Quindi era una piazza fortificata. E chi aveva mandato il principe Tommaso a presidiarla? Aveva mandato delle truppe spagnole al comando di Pietro Carola. Più che spagnole erano napoletane, ma noi sappiamo che all'epoca del 1640 l'Italia meridionale era possedimento spagnolo. E attenzione, i cattolici, gli spagnoli o napoletani, quindi di religione cattolica, erano sui piazzali del monte, alla difesa del piazzale del monte. I grigioni, che erano dei mercenari che combattevano in quel momento per il principe Tommaso, cosa fanno? Lì vengono dislocati nel valloncello, ma questo sarà una mossa non felice, perché questi grigioni di religione non cattolica si alleano con gli uganotti francesi condotti dal grande Turenne che arriva sul Montbello. E cosa fanno? Tradiscono, guidano gli uganotti a questo trinceramento che era stato fatto a protezione dell'ingresso del monte, vengono lasciati passare e poi che succede? Penetrano nella chiesa. E abbiamo il quadro ottocentesco del 1897 che è intitolato Il miracolo del monte, anche se spiegherò tra poco che non fu un miracolo, dove vediamo i frati che di fatto i documenti dicono non erano nella chiesa, erano solo quattro ma nel convento. Questo quadro è errato perché il pulpito e il tabernacolo sono recenti, ottocenteschi, e non come erano nel 1640, però fanno vedere le uccisioni all'interno della chiesa. Si sparò in chiesa, immaginate il fumo, immaginate l'orrore. E mio padre disse a Fra Luca: passa con le mani sui marmi dell'altare, vedrai che troverai dei segni. E quando il 14 luglio del 2008 io telefonai a Fra Luca per dire che mio padre era mancato, Fra Luca era sull'altare che stava passando le mani sui marmi. E qui è il risultato dell'indagine fatta. Ma perché ci fu questa strage? Abbiamo detto cattolici contro ugonotti e grigioni, ma c'è un problema molto più profondo.
Io ho detto che da una parte c'era la tomba di Fra Cherubino e dall'altra la tomba del Tuono. E in questo libro dell'Histoire del Maréchal del Cuarat del 1666 troviamo scritto: la sua tomba era al Monte dei Cappuccini presso Torino. Prima frase. Era l'anno 1640. I pochi francesi prevalsero sugli spagnoli. E poi una frase terribile. Li sgozzarono quasi tutti ai piedi della sua tomba. Perché? Perché questo? Perché il Tuarat, pur essendo ugonotto, combatté fedelmente fino all'ultimo suo momento di vita per il suo re cattolico e venne considerato un traditore dagli ugonotti. E cosa succede? Questo è un muro, quello che ho colorato in rosso, è un muro attuale dell'antica strada che portava al monte, alla chiesa. Vedete una cancellata e vedete, qui siamo al di là della cancellata. E vediamo che in quella zona rossa, che adesso vi faccio vedere dove era, vennero seppelliti tutti i morti civili e militari della strage fatta all'interno della chiesa. Ma quella costruzione occludeva un po' il passaggio, per cui nel 1937 il comune, per facilitare la curva di salita che c'è ancora, fece aprire quel muro. E sempre nel 37 si parla della necropoli guerriera al Monte dei Cappuccini. E nel 37 mio padre aveva 17 anni, abitava lì sotto, abitava la Gran Madre, e quindi, sentito questo, prese la bici e andò curiosamente. L'articolo che c'è sul libro, l'ultimo libro che abbiamo scritto, questo, parla della testimonianza data da mio padre morente in ospedale. Mi dettò questo articolo che poi, dopo la sua morte, pubblica. Racconta in fin dei conti che lui, incuriosito, salì fin su, vede dei carrozzini municipali in cui due inservienti spalano quelle ossa, 350-400 morti, con un'indifferenza, e quello che lo colpisce è che c'è ancora degli abbigliamenti annessi. E vede per terra una manica di un abito, la raccoglie, la avvolge in un pezzo di carta e la mette nel portapacchi della bici. Ma l'amico Mario da Parà mi dice: ma se tua madre ti vede portare a casa questa cosa, ti massacra. E allora lo prende e lo posa per terra, e dopo poco una pala la prese e lo caricò col resto dei morti. Perché non fu un miracolo? Non fu un miracolo perché i frati ci insegnano che le chiese cappuccine hanno una cosa particolare.
vediamo, hanno una finestrella di devozione. Che cos'è? È proprio un buco che collega il coro con la chiesa sotto l'altare, vedete, sotto il tabernacolo. Torno indietro, lo vedete, sotto il tabernacolo c'è questa finestrella. E quindi perché non fu Dio che mandò un raggio che colpì il lugonotto che stava trafugando la piside dentro il tabernacolo? Perché fu invece un colpo di fucile. Vediamo. Un colpo di fucile sparato dalla finestrella di devozione che colpì la sacca delle polvere che il lugonotto aveva tracolla, e quindi ci fu questa vampata. E qui vediamo gli altari interni fatti fare da Duca Vittorio Amedeo I. Con, vedete in alto, gli stemmi di casa Savoia. Ma poi Madama Cristina commissionò a Amedeo di Castellamonte un nuovo altare. E qui lo vediamo nel suo tripudio, con una delicatezza, fiori, vedete la porta del tabernacolo, uccellini e fiori distribuiti lungo tutta la mensa. Ma chi collaborò a questo lavoro di Amedeo di Castellamonte? Filippo D'Agnè con il Borgogna. Erano tre amici, il Borgogna, Filippo D'Agnè e Amedeo di Castellamonte. Allora, qui è quello che ho già anticipato, che i frati non erano in chiesa, contrariamente a quello che si vede nel quadro, ma una figura molto importante fu Fra Michelangelo da Torino, dei conti di San Martino d'Agnè, lo zio di Filippo d'Agnè. Va bene? Che è stato prima padre provinciale e al momento del massacro era guardiano, dico giusto, il guardiano del monte è la figura principale che coordina l'attività in una sede dei Cappuccini. Allora, ultima cosa, vedete che sulla qui sul barbacane vengono edificate altre cose, il piazzale del monte viene ancora allargato e qui è dove il CAI fonda il Museo della Montagna, 1874. E qui ho voluto vedere una foto aerea presa da Google confrontata con quell'ultima mappa. E quella che ho colorato in rosso, di fatto, è il resto dell'antica chiesetta medievale, che una volta che fu costruita la chiesa fondamentale, non venne più officiata, si trasformò prima in una casa del mignolante e poi fu biblioteca del convento. Siamo quasi alla fine. E qui viene la parte legata a Filippo D'Agnè. Non siamo più nella parte, diciamo, militare fortificata, ma siamo in una storia umana, una storia importantissima legata alla storia del Monte di Torino. Qui vediamo lo stemma Sans Departire e lo stemma di San Martino d'Agnè. Eccolo, un uomo affascinante, ministro, membro del consiglio ducale segreto, governatore della cittadella, maresciallo generale dell'armata, sovrintendenza generale delle finanze,
gran mastro delle fabbriche ducali, per cui sarà chiamato a collaborare all'altare, al nuovo altare, cavaliere dell'ordine dell'Annunziata, ma anche, e qui non è scritto, abile coreografo, ballerino, poeta. Scriveva poesie in latino, in italiano e in francese, abilissimo. E qui abbiamo un pezzo del suo testamento, dove dice: lo leggo nel manoscritto perché non lo leggo, elego per mia tomba. Pochi palmi di terra sulla Madonna, Santa Maria, poi dice: supplico quelli venerandi padri di pormi nel più abietto ed umile sito del convento. Nel testamento fatto pochi giorni prima di morire. E dove morì? Morì come primo ministro a Palazzo Madama. Aveva una camera addetta a sua sede. Gli ufficiarono nelle varie chiese tutti i tributi, tutti gli omaggi pubblici. E poi lo portarono al Monte dei Cappuccini. Aveva scritto chi voleva che, come fossero vestiti, quanti uomini voleva, tutto prefissato. Però una volta arrivato dentro la chiesa, si chiusero le porte, era il 1667, si chiusero le porte e a parte il fratello Giovan Battista Moretti e pochi altri testimoni, nessuno seppe dove venne seppellito. Per secoli fu cercato il corpo di Filippo Daniele, per secoli. Ma nel 1989, Fra Luca, purtroppo anche qui non si nota, c'erano delle stradine e il punto con la croce è una vecchia carta che indicava come nella parte del giardino ci fossero delle stradine e una di queste usciva dalla cucina, dall'antica cucina, e lì trovarono corpo di Filippo Daniele, nella, diciamo, posto dove venivano buttati i rifiuti della cucina. E qui il ritrovamento, c'è Fra Luca, c'è Grilletto e c'è l'ingegner Lanza, del corpo di Filippo Daniele. Cos'è che firma come un suggello che quello è proprio il corpo di Filippo Daniele? Due fornelli da pipa, i chiodi della casa. Ma quella pipa, soprattutto quella decorata, ricordano una dei balletti, guardate quanti ne fece. Sono tutti balletti, credo, conservati alla Biblioteca Nazionale dal 1644 al 1660, ne fece moltissimi. Però io ho citato essenzialmente il tabacco. Perché il tabacco è importante? Perché qui vediamo la pipa, non si vedrà, e di fatto quel fornello è il fornello di una pipa di quel tipo molto lunga e al 90% il fratello la spezzò e gliela infilò sotto il vestito da frate che indossava Filippo.
piccolissimo, io l'ho avuto in mano, mi tremavano le mani per l'emozione proprio. E vedete che sul fondo c'è un simbolo che poi vi spiegherò. Chi ricorda quella pipa? Guardiamola. La pipa ricorda il Richelieu. Visto come Satana ha persino le corna. E dov'è che Filippo definisce il Richelieu Satana? Quando venne prelevato la notte di Capodanno del 1640 e portato per 3 anni, dal 41 al 43, a Vincennes, e tenuto 3 anni prigioniero. Preso senza nessuna motivazione, ma noi le motivazioni le sappiamo. Lui fu al fianco di Cristina quando Richelieu, il fratello di Cristina, Luigi XIII, volevano che Cristina consegnasse Montmeillan e, dare una fortezza, conterebbe poco, e Carlo Emanuele II, suo figlio ancora piccolo, perché avere nelle mani le redini del Ducato voleva dire avere in mano il Ducato. E questo libro venne trovato sempre nel 1989, anno del ritrovamento del corpo, fu trovato da Vera Comoli Mandracci, Costanza Ruggero Bardelli e pubblicato dal Centro Studi Piemontesi, La prigione di Filindo il Costante. Chi è Filindo il Costante? È Filippo, che aveva questo nome nell'Accademia dei Solinghi fondata dal Cardinal Maurizio a Torino. E qui vediamo Vincennes, e qui proprio ogni torre per il conte nei 3 anni passati scrive qualcosa, e ogni torre corrisponde a un sentimento di angoscia, mentre i 4, diciamo, torrioni del Dongione, la pazienza, la costanza, la speranza e l'indifferenza come distacco, perché lui si stava distaccando dal mondo terreno, perché tornato chiese allo zio di farsi frate. Ma lo zio gli disse: no, non puoi, hai un ruolo politico troppo importante da assolvere. E lui accettò, ma visse come fosse un frate portando il cilicio. E qui lo vediamo in un quadro di Arecchi che è tra i religiosi, mentre Madama Reale la vediamo al di là dell'altare, Filippo a sinistra è tra i religiosi e indossa il manto dei Santi Maurizio e Lazzaro, era scritto lì ma non si vede. E ultimo, stiamo per finire, che cos'è questo simbolo sotto la pipa? Questa pipa fu incisa molto facilmente dall'amico Borgogna ed è stata decrittata in questo modo. Je, Chrétien, Cristina, Madame Royale, Abou, Moncler. Filippo è stato poi sepolto nel 2010 all'interno della chiesa. E capiamo, Filippo San Martino, all'Accademia Filippo Costante, Filindo Costante, ormai è chiaro, ministro di Stato, cavaliere della Santissima Annunziata. E qui
il gioco dell'oca che ho fatto a partire dal libro Come dono per Fra Luca e Isella. È stato il mio dono di Natale per Fra Luca e c'è di fatto tutto quello che vi ho raccontato in questo. Era un po' per la conferenza che vi ho fatto. In centro vedete un'immagine significativa. È un disegno dell'Olivarra con in primo piano la chiesa dei Cappuccini e laggiù Superga, a indicare che si ispirò al Monte dei Cappuccini per fare Superga. E ho finito. Merita davvero un ringraziamento enorme. Pensate lo studio che c'è dietro, che c'è dietro a quello che ha detto questa sera. Poi è veramente straordinaria. Non per niente era vicepresidente del comitato storico scientifico del museo, perché quindi ha questo nel sangue, nello spirito, nella testa, e poi lo vedete come lo realizza, e quindi cercando proprio di trasmetterlo agli altri, ma non peraltro è una professoressa, e non peraltro ha fatto tra i suoi lavori più belli che io ho vissuto, ha fatto fare ai suoi studenti la storia del papà durante l'internamento, quindi tutti i suoi spostamenti nei lager tedeschi, e facendolo fare ai ragazzi, tra l'altro, ed è un PowerPoint che io sto usando in circolazione sempre quando mi capita di parlare di Guido Moretti e di raccontare quella storia degli internati veramente straordinaria. L'abbiamo presentato anche qua. È veramente una bellissima cosa. Io tante cose non le sapevo, penso moltissimi di voi, moltissimi di quelli a casa, anzi già scritto durante la sua conferenza, ci hanno scritto proprio dal monastero vostro, dei Cappuccini, dicendo che vorranno condividere questa nostra presentazione anche da voi, pertanto ci fa molto piacere. Abbiamo avuto parecchi, ecco, mi diceva mio figlio, ma raccontate che c'erano parecchi anche collegati dall'esterno, questo mi fa molto piacere, e in particolare proprio i Cappuccini erano collegati con noi e ci hanno anche scritto durante la conferenza. Pertanto penso che sia questa sera, sì, per di più, ancora più riempita la sala, e questo ci fa molto piacere. E purtroppo l'ultima, stai pure ancora qui, vado avanti due secondi, ecco, l'ultima di luglio, questa, poi non ne faremo più ad agosto, siamo fermi, ricominceremo poi a settembre, il 14 di settembre, con l'architetto Doriano Beltrani per la fortificazione di Vercelli, cioè torniamo ad occuparci di quelle che sono le fortificazioni della rete delle fortificazioni piemontesi, alcune di quelle che sono state interessate. Vercelli era un po' il capoluogo alternativo di Torino, dove si rifugiavano, dove si sono dovuti rifugiare i Savoia quando Torino è stata occupata. Quindi vedremo, questo è l'invito già che vi rivolgo. Andremo a settembre, sarà la decima, quindi stiamo facendo un bello sforzo di impegno per queste conferenze. E pensate, intervallata queste tematiche nostre, il primo lunedì del mese, anche qui andiamo probabilmente a ottobre, facciamo delle conferenze culturali assieme all'Associazione Culturale Italiano Brancati. E lo scorso lunedì, il 4 luglio, avevamo qua due senatori della Repubblica, un assessore di Torino, del comune di Torino, tre consiglieri del Consiglio Comunale di Torino, più molta gente anche da Roma, che avrebbe dovuto essere presente, ma è in collegamento, ci ha promesso che era in collegamento, che era proprio dell'Opera Pontificia, che era qua, e si parlava di lavoro. Quindi il museo si propone, come naturalmente, un punto di conoscenza tematica sulle sue fortificazioni, sul suo patrimonio, ma anche come un'occasione, un punto, anche se un po' così di nucleo, perché non ci stiamo in tanti qua, però e lì non ne mettiamo in internet, come anche una proposta culturale sulla società,
lo scorso settimana parlavamo di lavoro e c'erano due senatori che sono proprio nella commissione lavoro del Parlamento, del Senato. Comunque, tanto per dirvi, allora vi invito già per la decima. E un piccolo momento, abbiamo ultime tre domeniche, che sono il 17, il 24 e il 31 di luglio, per visitare le nostre strutture esterne, il Ritellino degli Invalidi e il PASTIS, perché ad agosto siamo fermi e ricominceremo a settembre. Ecco, era questa che volevo mettere all'inizio, ma è andata bene che sia qua, perché volevo ricordare anche questo. Come avete sentito, si è anche commossa da Carla, il 14 luglio, purtroppo, del 2008, è mancato il nostro Guido Moretti, che lo vedete in questa ricomposizione, chiamiamolo così, che ha dato a Torino veramente un patrimonio enorme da custodire per tutti noi e da amplificare. Io vedo laggiù gli architetti, Sonia Bigando e Roberto Nivolo, che stanno lavorando con noi quasi gratuitamente, anzi finora gratuitamente del tutto, e speriamo nel futuro che qualcosa ci sia anche per loro, perché stiamo continuando a restaurare i nostri siti, in particolare il PASTIS. Loro sono intervenuti nel 2014 rendendo visitabile il PASTIS, perché adesso se andiamo lì perché è stato restaurato e messo a norma, e poi stiamo cercando di recuperare altre due gallerie che attualmente sono veramente maridotte. Una è la caponiera, proprio di cui parlava prima la professoressa. Pertanto speriamo che il futuro ci aiuti in questo senso. Abbiamo già messo delle varie attività in giro e in questo momento si stanno restaurando, pensate, lì sembra il PASTIS, l'unico pozzo di areazione che è ancora in qualche maniera visitabile. Quindi stiamo creando tutte le predisposizioni per inserirlo nella visita. Pertanto colgo l'occasione, una volta che sono qua con noi, anche per ringraziarli. Facciamo anche un applauso a loro. Hanno lavorato da anni proprio solo ed esclusivamente per il patrimonio e per il museo, quindi li ringraziamo. Ecco, allora, però volevo chiudere proprio invitandovi, chi può, domani sera siamo alla Duomo di Torino per la messa proprio nella cappelletta lì del Santissimo, in ricordo proprio del generale Moretti. Sicuramente parteciperanno l'associazione, ma chiunque può venire, è sicuramente benvenuto e ci fa piacere, perché è un ricordo veramente straordinario, l'avete vissuto nelle parole anche integrate da tanti suoi studi, e quindi mi fa particolarmente piacere questa sera ricordarlo. Io ho concluso, ma penso che ci sia un omaggio da parte sua. Ecco, allora se può vedere, prego. Devo andare a prendere. No, ma glielo diamo. Ah, ecco, tu vai a prendere, lei venga qua, venga con me, che almeno così la vedono in internet. Ecco, tocca la mano. Ecco, qui noi dobbiamo ringraziare davvero i Cappuccini. Penso che siano una nostra, ormai un patrimonio anche questo della nostra collettività. E penso che noi ogni tanto, quando alziamo gli occhi verso quella chiesa che ci sovrasta, pensiamo anche che c'è qualcuno che prega per noi, che in qualche maniera ci fa da interprete verso il Signore, verso quelli che sono la nostra fede, per chi ce l'ha, ma che può essere un aiuto per tutti, almeno per essere positivi nella vita. Allora, io penso, vieni qua, così vedrai che si veda bene. Ecco, ecco. Mi fa piacere che questa è la il gioco dell'opera militare legato alla cittadella, in cui c'è anche ispirato a un gioco dell'oca del 1695, quindi ho copiato la stessa struttura, 52 carte in senso antiorario, e ogni carta ha un'immagine, un titolo, una spiegazione. Ed era stato fatto per l'allora Accademia Militare per insegnare la storia divertendo, più moderno di così. E io l'ho adattato alla storia del monte, tratta dal libro, l'ultimo libro, questo, scritto con Franco. Porto, fammi vedere anche qua. Vieni qua.
Allora, io colgo l'occasione per chiudere con l'ultima piccola novità. Ci stiamo avvicinando a passi abbastanza veloci verso la rievocazione storica di Torino, della battaglia di Torino, che siamo al 316° anniversario di questa. Ecco, facciamo foto, bravissima ragazza. Ci stiamo avvicinando al 316° anniversario. Quest'anno la facciamo completamente diversa dal solito. Anziché andare in piazza Palazzo di Città, eccetera, eccetera, staremo solo nella cittadella. In particolare la concluderemo davanti al Mastio e sarà preceduta da un gioco dell'oca militare della cittadella fatta per i bambini dall'8 ai 16 anni su tre livelli, e in cui giocheranno su tre diverse difficoltà del gioco dell'oca militare all'interno del Mastio prima della rievocazione, con le famiglie. Quindi sarà un moto anche per far vedere il Mastio come è stato restaurato, per far entrare ragazzi e ragazze all'interno, e poi per fare la rievocazione con il ricordo dei militari che si sono sacrificati assieme alla popolazione, assieme a tutti quelli che nel 1706 hanno resistito per 117 giorni all'assedio francese, e poi il 7 di settembre del 1706 hanno sbaragliato i francesi liberando la città di Torino con l'aiuto dell'esercito austriaco di Eugenio, ma con anche l'aiuto dei Sabaudi e di tutti quelli che qui hanno lavorato. Pertanto sarà un'ottima occasione per rivederci in bella compagnia, e adesso ancora un caro e grazie abbraccio e il vostro applauso. Grazie a tutti. Ringrazio il museo per questa occasione, per questo evento. Sono molto contento perché io ho conosciuto direttamente Grisella, lui mi ha un po' passato la mano, ecco, in archivio, lui che mi ha insegnato un po' a fare ricerche, materiale, quindi sono anche un collegato a lui. Tante cose che sono state dette questa sera le conoscevo, perché venendo sempre al monte Luca ci anticipava delle cose, insomma, si diceva un po', ci raccontava, quindi molte delle cose le avevo sentite, però sono stato contento anche perché così. Ho ripassato un po', ecco, adesso ci sono solo un anno che sono ritornato a Torino, quindi ho fatto un po' di ripasso, ecco. Grazie, grazie a tutti, grazie della serata, grazie molte, grazie del regalo, sicuramente infatti ricorderanno la città di Torino nelle preghiere, e le benedizioni non mancheranno, ecco. Pace bene a tutti. Grazie, grazie davvero. Allora, la serata è finita, ringrazio quelli che sono in ascolto da lontano, quelli che sono vicini, quelli che ci vedranno nel futuro, e auguro a tutti voi una buona estate, sperando che sia felice e allegra per tutti. Auguri belli. Grazie.